arriva l'assegno universale per tutti. Non si sa ancora molto, ma è certamente una notizia interessante per quei genitori che si trovano in difficoltà e hanno bisogno di un sostegno extra per i figli. Si tratta dell'assegno universale, che verrà dato per ogni figlio, con eventuali maggiorazioni ed estensioni a vita per i disabili. Oggi cercheremo di comprendere come potrebbe funzionare questo meccanismo, chi potrebbe usufruirne e il possibile importo complessivo. Si tratterà di qualcosa di veramente rivoluzionario o della solita trovata politica del ministro di turno? La ministra della famiglia Elena Bonetti ha recentemente annunciato che nell'arco del 2021 verrà attivato il meccanismo dell'assegno universale. Il tutto è basato sulla proposta di legge 687, già avanzata nel 2018 da Graziano Del Rio del PD, attualmente all'esame della Commissione Affari Sociali. Anche se questo provvedimento potrebbe sembrare rivoluzionario, in verità in Italia esiste già qualcosa di molto simile. Si tratta degli assegni familiari, ovvero una certa somma che viene data ad una certa categoria di cittadini come integrazione del proprio reddito. Tutte le informazioni si trovano già sul sito dell'INPS, all'indirizzo che vi lascio in descrizione, e, come è possibile evincere, si tratta di un assegno principalmente dedicato ai lavoratori. Quello che potrebbe differenziare i classici assegni familiari dall'assegno universale riguarda proprio il fatto che non sarà percepibile solo da lavoratori, ma da tutti i nuclei familiari che comprendono almeno un figlio. Se così fosse, allora ci troveremmo di fronte ad un cambiamento molto interessante, un passo avanti nei confronti del cittadino. In caso contrario, un po' come è avvenuto per il reddito di cittadinanza, si tratterebbe solo dell'ennesima trovata politica per racimolare voti tra la povera gente. Entrando nel dettaglio, è previsto che vi sia una maggiorazione dell'assegno universale a partire dal terzo figlio. Inoltre, le famiglie in cui sono presenti figli disabili avranno diritto ad un ulteriore aumento dell'importo, che va dal 30 al 50%. In quest'ultimo caso, l'assegno universale è esteso a tutto l'arco della vita, quindi non scade al raggiungimento dei 21 anni d'età come per tutti gli altri. La vera domanda però è: a quanto ammonterà questo assegno? Beh, considerando che Stefano Lepri, deputato del Partito Democratico, ha spiegato che si tratterà di una dote maggiore della somma delle misure attuali, ci si aspetta una cifra più alta di quello che è attualmente il massimo percepibile dall'assegno familiare. Ad esempio, una famiglia di due genitori e due figli, che guadagna 17.000 euro l'anno, oggi ha diritto ad un assegno di 234,50 euro al mese. Ci aspettiamo dunque una cifra superiore, almeno per le classi di reddito più basse. Per poter aumentare gli importi è estremamente probabile che per le famiglie sopra una certa soglia di reddito l'assegno universale sarà zero, oppure molto ridotto. Insomma, togliere ai ricchi per dare ai più poveri, il che è sostanzialmente giusto, a patto che per le soglie più povere vengano create opportunità di guadagno, altrimenti si tratta solo di inutile elemosina. Dal punto di vista pratico, con tutta probabilità, ciò che occorrerà fare sarà la classica domanda con autocertificazione, dove dichiariamo il numero di figli, la loro età e naturalmente il nostro reddito. Se dunque non si rivelerà solo una mossa politica, ovvero una piccola modifica all'attuale assegno familiare, l'iniziativa potrebbe risultare principalmente volta ad incentivare le famiglie a fare figli. La nostra economia vuole questo, ha bisogno di manodopera e gente che consumi per inseguire la crescita e continuare la sua folle corsa senza fine.